E quindi questa malattia faceva sì che i sifilitici, cioè questa visione meglio della malattia, faceva sì che i sifilitici fossero considerati come degli appestati, quindi tenuti ai margini dalla società, tenuti ai margini dalla Chiesa, dall'opinione pubblica, allontanati con infamia. E l'atteggiamento di Campaella lì è innovativo perché lui invece si avvicina a questi pazienti, si avvicina con un atteggiamento improntato alla grande pietas e soprattutto ad una alta concezione della professione medica che al di là delle ragioni morali o del pregiudizio vede nel paziente un uomo da curare, un uomo, una donna da curare in tre parti. Nella prima parlerò di Tommaso Campaella brevemente, giusto per far capire chi era il personaggio, dove e come visse, cosa scrisse. Praticamente lì c'è stato fino agli anni 40 del Novecento questo sanatorio dove si curavano i sifilitici, intitolato a Campaella. Inizialmente era un ospedale intitolato a Santa Maria della Pietà. E a mio avviso, studiando la storia di questo ospedale, si ha uno spaccato della società del tempo con i suoi pregiudizi nei confronti della malattia, dei malati, che a mio avviso è interessantissima. Oltretutto è una storia tutta da fare, perché nessuno ancora l'ha scritta. Quindi lo inserisco per brevi linee nel mio intervento. Si tratta di un work in progress, quindi fornirò soltanto degli elementi perché c'è una ricerca in corso che poi andrà completata e puntellata in alcune parti. Cominciamo dunque dal primo punto, la vita di Tommaso Campaella. Tommaso Campaella nasce a Modica nel 1668 e muore sempre a Modica nel 1740. Ha origini patrizie, nasce da una famiglia benestante. Egli incarnò nel corso della sua vita l'ideale del philosophus seicentesco, cioè a dire dell'uomo dotato di ingegno e di dottrina che è in possesso di una conoscenza, di una cultura enciclopedica vastissima che spazia in varie branche del sapere. Però non fu un enfant prodige, cioè come ci si aspetterebbe in questi casi, o come altri filosofi che già da piccoli erano dei mostri di intelligenza. Egli invece, al contrario di altri, fu addirittura quasi un ragazzo con problemi di apprendimento, al punto che fino agli 11 anni i genitori pensavano che non valeva neanche la pena andare a scuola, lo mandavano a lavorare in campagna, perché era talmente svogliato, talmente disinteressato nei confronti della scuola, dei libri, dell'apprendimento, che pensarono che i soldi della scuola se li potevano tranquillamente risparmiare. E quindi lo mandavano a lavorare in campagna, però intorno ai 12-13 anni avvenne all'improvviso un cambiamento. Come svegliandosi da un sonno profondo, il ragazzo si mise a divorare libri, giorno e notte, chino sui libri, appunto che il suo stesso fisico poi a lungo andare mi risentì e praticamente recuperò il tempo perduto. Studiò l'astronomia, l'astrologia, la matematica, la teologia, la filosofia, tutte le discipline che all'epoca facevano parte del cursus studiorum dei ragazzi del trivio, del quadrivio, delle scuole dell'epoca. Dicevo, recuperò tutto il tempo perduto, al punto che il padre a 16 anni andò a studiare all'università a Catania al Siculorum Gymnasium e in particolare voleva fare di lui un giurista. Però Campaella non era molto amante della giurisprudenza, così ben presto l'abbandonò e si dedicò interamente alla poesia, alla letteratura. Quando tornò a Modica dopo aver abbandonato gli studi, si unì ai poeti dell'Accademia Modicana degli Affumicati, che era un circolo culturale in cui ci si riuniva un po' come stiamo facendo noi stasera, e
c'era chi declamava delle poesie, c'era chi leggeva dei versi, chi recitava un'ode e così via. E forse sarebbe diventato, sarebbe rimasto, cioè un poeta, un letterato in eterno, se non fosse accaduto un episodio che gli schiuse improvvisamente l'orizzonte dello studio della natura, delle sue forze, dei misteri del cosmo e così via, delle leggi della natura. Cioè a dire, nel 1693, l'11 gennaio del 93, tutto il Val di Noto fu squassato da un terremoto di immani proporzioni. Ci furono migliaia di vittime e quasi tutte le città furono rase al suolo, Modica compresa. Lui si salvò miracolosamente dal terremoto, dal sisma, scampò miracolosamente da morte. E questo fatto lo impressionò talmente che lui volle trovare una chiave di lettura, volle trovare degli strumenti per poter decodificare la scienza era ancora. Invece nella stufa di Cantaire il paziente entrava, stava con la testa all'interno, quindi c'era anche l'azione sistemica, cioè attraverso la respirazione che agiva e che dava un potente apporto alla cura della malattia. Quindi c'è questa importante invenzione. Sicuramente l'importanza non è soltanto quella tecnica, perché l'importanza, dicevo, è anche quella dell'atteggiamento mentale di Cantaire. La scienza all'operativa, allora, ingere direttamente dal testo, perché così conserva la lingua, conserva la patina originale ottocentesca. E dopodiché all'inizio del Novecento questo ospedale venne un po' ristrutturato e assunse il nome di dispensario antiveneno. Poi rientrò un po' nella normativa sui dispensari antiveneni e praticamente, siccome il Ministero voleva risparmiare su alcune cose, praticamente era previsto soltanto la presenza di una infermiera per tutti, sia per gli uomini che per le donne. Allora Cartier dice, un momento, non è possibile, siamo a Modica, e Cartier dice, non si può fare questa cosa. E allora dice, praticamente, leggo dal documento, ecco, addirittura c'erano gli ingressi separati per gli uomini e per le donne, quindi una specie di tutela della privacy antelitera. Dice, il personale era composto da un infermiere diplomato e da un aiuto infermiera che esplicano il loro servizio rispettivamente durante la visita degli uomini e delle donne. Secondo le istruzioni ministeriali, precisava Cartia, nell'organico dovrebbe figurare soltanto un'infermiera che dovrebbe assistere anche alle visite degli uomini, ma per ovvie, indiscutibili ragioni ambientali, data la particolare mentalità dei nostri paesi nei riguardi delle malattie sessuali, si è creduto opportuno mantenere in servizio l'infermiere per assistere alla visita degli uomini. E oggi Cantaire non viene più ricordato da nessuno, nemmeno nei libri di filosofia viene citato il suo contributo al pensiero dell'epoca. Ma non viene ricordato nemmeno a Modica. Modica non si è fatto nulla negli ultimi 7-8 anni che io sappia per ricordare il pensiero, la figura, l'opera di Tommaso Cantaire. Se ci sono delle domande, io sono volentieri disponibile o mi vuoi cacciare? No, volevo ringraziare a nome del laboratorio Giovanni e così fare una appendice, no? Sì. Porno Zap o il laboratorio ha evidenziato 7 malattie venere. Quando mi hai raccontato della sifilide, no? in quegli anni, no, volevo fare un altro immaginare, no? I rapporti interpersonali e sessuali a quel tempo, quindi erano. Come se noi usciamo a Monica ci potrebbe capitare di incontrare un sifilitico, no? Se ci andiamo indietro nel tempo. Oggi non è del tutto diverso, noi ne abbiamo isolate e descritte 7, c'è
ce ne sono anche di più e sono tra di noi, soltanto che il mondo, in particolare in Italia, perché siamo italiani, le stiamo trascurando. Le stiamo trascurando perché ci sono gli nemici ideologici e ci sono anche i nemici quali pregiudizi, quali altre cose. Quindi tutto questo non è tanto differente, cioè il 2007 non è così differente dalla fine del 600. Era una postilla così su porno zap. Su...